Caro Vittorio Sgarbi, so che preferisci parlare di bellezza, la tua specialità. Parleremo anche di questa magnifica mostra che inaugurerai venerdì prossimo a Palazzo Fava, Bologna, da Cimabue a Morandi, però sto paese invece è brutto forte, cioè questa è una scuola di bambini che sta in mezzo all'amianto, i fumi di un maxi deposito, tra l'altro tutte zone esondabili, tutte costruite male, cioè abbiamo veramente ridotto questo paese a un disastro. È un argomento che ho affrontato in molte occasioni, ma che non è recente. Quando nasce Italia Nostra nel 1959 è già quasi troppo tardi. Tommaso Buzzi, ultimo architetto classico, fa un edificio formidabile a Sabaudia, che è un'architettura palladiana che richiama un tempio antico. Poi comincia una speculazione selvaggia fatta di cementificazione in nome del progresso di cui in parte la democrazia, dopo il fascismo, non avendo un'idea di architettura coerente e in qualche modo programmata, è responsabile. Quindi, diciamo, l'età di cui l'ultimo sopravvissuto è Cirino Fiumicino, non per colpevolezza Sono individuale, parecchi, c'è un beh, finestra al però è un colle che è mondo che ha sopravvissuto. ritenuto che Però il nuovo, il progresso, quella che Pasolini chiamava globalizzazione, fosse, anzi la chiamava la sua epoca omologazione, fosse il futuro legato alla velocità, alla città che sale. Soltanto in tempi recenti, con Slow Food, nasce un'idea di un rallentamento rispetto ai valori perduti. Ma volevo leggere, perché mentre vedevo quella cosa, ci sono ancora molte aree verdi e molti spazi che non sono stati devastati. Li devastano con le paleoliche, li devastano con il fotovoltaico, con le quindi ormai rotonde. con le rotonde. Fanno una quantità di orrori al paesaggio negli ultimi 10 anni che sono succedanei all'orrore edilizio. Ma Longanesi, che è morto mi pare nel 59, quindi prima che Italia Nostra fondasse, scriveva: «La miseria è ancora l'unica forza vitale del paese, quel poco o molto che ancora regge è soltanto il frutto della povertà. Bellezze dei luoghi, patrimoni artistici, antiche parlate, cucina paesana, virtù civiche, specialità artigiane sono custoditi soltanto dalla miseria. Dove essa è sopraffatta dal sopraggiungere del capitale, ecco che si assiste alla completa rovina di ogni patrimonio artistico e morale, perché il povero è di antica tradizione e vive in una miseria che ha antiche radici in secolari luoghi, mentre il ricco è di fresca data, improvvisato, nemico di tutto ciò che lo ha preceduto e che lo umilia. La sua ricchezza è stata facile, di solito nata dall'imbroglio, dai falsi traffici, sempre o quasi imitando qualcosa che è nato fuori di qui. Perciò, quando l'Italia sarà sopraffatta dalla finta ricchezza che già dilaga, noi ci troveremo a vivere in un paese di cui non conosceremo più né il volto né l'anima». È È una cosa interessantissimo profetica. per due motivi. Primo perché questa poi è una roba che È sarà una cosa che poi è sviluppata avvenuta. di crescita felice, sai, Longanesi ci è Ecco. arrivato prima di tutti. Il secondo tema però che molti dicono, adesso Pomisino ci aiuterà, che questo è un atteggiamento enormemente elitario, perché Longanesi, che non viveva nella povertà, amava la povertà come luogo della tradizione. In realtà per quello che non c'era Ma anche l'acqua Pasolini corrente in poi era per una casa, posizione il simile. benessere che arriva gli cambia la vita. Quindi lì è molto complicato questo discorso.